occupare uno spazio come questo costituisce un atto di scelta libera. Io credo sia molto importante che ci sia una consapevolezza in questo momento, perché certamente queste cose verranno fuori, che le occupazioni motivate politicamente come questa e dotate di un grande disegno, di una grande visione di lungo periodo, che è una visione di emancipazione della stessa natura del nostro esistere, non possono essere considerati atti illegali. Devono essere considerati in tutt'altro modo. Devono essere considerati, in altre parole, atti costituenti. Non possiamo cadere nella trappola di chi ci dice, certamente qualcuno verrà a farlo, che con coloro che occupano illegalmente degli spazi non si tratta. A costoro bisogna dire invece che noi non vogliamo trattare con coloro che illegalmente usurpano il potere costituito in questo paese. Che noi apriamo spazi e possibilità solidalmente e non chiudiamo spazi e non rubiamo il futuro a nessuno. In questo momento in Italia c'è una grandissima emergenza democratica. In questo momento le istituzioni del paese tutte che non si oppongono allo stato di cose presente devono essere considerate istituzioni collaborazioniste di un ordine che vuole portarci via il futuro. Esiste una fondamentale categoria del politico, fondamentale davvero in questo senso costituente, che si chiama diritto di resistenza. E il diritto di resistenza va esercitato in tutte le forme che sono possibili. Allora io penso che questo esercizio di un diritto di resistenza, per di più accompagnato da una visione, di una prassi che già si sta diffondendo nel paese in tante altre esperienze, da Roma alla Sicilia, al Veneto, alla Valle di Susa, a tutti quei luoghi in cui si creano delle istituzioni davvero democratiche, debba essere trattata con un enorme rispetto delle istituzioni che governano temporaneamente i nostri comuni, e con queste nuove forme istituzionali si debba scendere a patti per capire insieme quale possa essere una visione del mondo costituzionalmente compatibile. Questi signori hanno perso il senso di che cosa è illegale e di che cosa è illegale. Ebbene, noi abbiamo un'altra idea di legalità, questo è molto molto importante. Abbiamo un'idea di legalità fondata sulla giustizia sostanziale e sul merito delle scelte che vogliamo fare. Le prassi come questa, le prassi di resistenza attiva in cui molte persone hanno in comune un sogno che vuol farsi disegno politico, devono trovare un modo di articolarsi attraverso forme che possano renderci interlocutori forti di quelli che vorranno certamente strumentalizzare quello che dobbiamo fare. Per pensare come questo luogo, come Macao, possa diventare un bene comune nel senso più alto del termine. Le prassi che già ci sono state, come quelle del Teatro Valle, sono sicuramente un faro che va seguito perché ci insegnano molte cose. Dobbiamo fare le cose secondo quelle che sono le necessità contestuali di ciascuna singola occupazione, ma occorre però tuttavia sempre essere estremamente forti e consapevoli che nessun potere costituito si pone in una posizione amica rispetto a queste prassi quando le prassi sono autenticamente democratiche. E allora formalizziamo questa prassi autenticamente democratica, creiamo subito un'istituzione che possa essere quella che diventa il modo attraverso cui la soggettività di Macao viene asserita e cerca di imporsi e di contagiare tante altre possibilità di questo genere. Grazie.